Allora, buon pomeriggio, benvenuti, benvenute a tutte e a tutti. E sono grata alle persone che accettano di proporre una relazione, no? La loro relazione sul messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. E sono grata a Papa Francesco perché ci dà l'occasione di riflettere sull'ascolto. È una realtà credo che ci interessa tutte personalmente nelle nostre comunità, anche a livello di chiesa. Questa tavola rotonda non è altro che un esercizio di ascolto. Ascolteremo varie proposte per un arricchimento reciproco. Do la parola al moderatore di questa tavola rotonda, che è Fabio Bolzetta, presidente di UECA, Web Cattolici, e anche giornalista di TV 2000. Lo abbiamo visto in questo periodo di guerra, come inviato speciale ai confini delle zone calde, ecco, con servizi veramente precisi, puntuali, Senti, va bene? molto Sì. significativi. Quindi buon ascolto a tutti e lascio la parola a Fabio Bolzetta. Grazie, Sorpaolo. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera anche a chi è collegato, è un grande piacere essere qui. Le mie sono parole di introduzione su un tema il cui testo noi possiamo affermare oggi, a poche settimane dalla giornata mondiale delle comunicazioni sociali che ci apprestiamo a vivere, che dal giorno in cui il testo... Tolgo. Solo per le foto, no? Allora, attiviamo anche perché online. Perfetto. Sottolineavo questo aspetto, ci apprestiamo a vivere il 29 maggio, questa 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ma riflettevo in preparazione a questo momento a come nella liturgia anche di questa giornata la diffusione del testo a inizio gennaio ci consente di sedimentare nell'esperienza le parole di questo messaggio. In questi mesi, quindi da gennaio ad oggi, dove possiamo affermarlo, il mondo è cambiato. Ci troviamo di fronte a due grandissimi temi a livello informativo, a livello comunicativo, ma a livello anche ecclesiale, perché il tema è dell'uomo di fronte ad una pandemia che ancora non si è conclusa, che quasi come, io la immagino sempre un po' come una scossa di terremoto, perché è comparsa all'improvviso, senza un volto, ha attraversato ogni stratificazione sociale, ma restituendo e forse accentuando anche le disuguaglianze. Una pandemia che potenzialmente poteva colpire tutti, abbiamo visto potenti, arroccati, nascosti dalle persone più semplici, ma ricordiamoci anche quello che abbiamo vissuto, lo stare a casa, chi non aveva una casa, allora dove vivere tutto questo. Oggi il tema è guardare al post-pandemia, ci auguriamo di tornare alla normalità il prima possibile, ma forse siamo un po' ingenui a pensare che tutto tornerà esattamente come prima. E questo è il primo tema che pongo in questo aspetto dell'ascolto, dell'ascoltare con il cuore. E il secondo è quello di una guerra. Cioè nel 2022, come faccio una citazione volutamente laica, il segretario dell'ONU ha dichiarato è qualcosa di immaginabile un nuovo conflitto nel 2022. Ecco che leggere tutto quello che è accaduto e anche come il mondo dell'informazione ha raccontato questi due eventi, ci pone dopo questi mesi sicuramente nell'intuizione di questo incontro, perché l'ha organizzato oggi, ad avere oggettivamente molta concretezza, molti esempi che i nostri relatori, non sarò io insomma ad anticiparli, affronteranno. Mi preme sottolineare un aspetto, l'azione dell'ascolto. Si tratta di uno strumento basilare quanto essenziale del processo comunicativo, però dobbiamo tutti riconoscere che è un elemento che troppe volte viene escluso
o talvolta anche evitato, perché nel processo anche di costruzione, nel processo della costruzione anche dell'informazione, viene giudicato come una complicazione. Cioè, nella velocità comunicativa di oggi, nell'immediatezza, c'è quasi la sensazione che non ci sia spazio per l'ascolto. E Papa Francesco però ci invita ad ascoltare con il cuore, in una connessione sicuramente tra testa e cuore. E questa è la grande sfida di oggi, e veramente questa occasione di riflessione è importante. Do subito la parola, non voglio rubare spazio ai nostri relatori, che da tanti punti di vista diversi ci offriranno il loro sguardo di competenza su questo tema e sulle parole che, ripeto, abbiamo e che possiamo confrontare proprio con quello che sta accadendo, che è accaduto in questi mesi. Ascoltare il verbo dell'adesione alla parola e della buona comunicazione. Do quindi la parola alla Presidente dell'USMI, Madre Yvonne Rengo, proprio per darci il benvenuto. Prego. Grazie. Allora, grazie Fabio, buonasera a tutte, benvenute e benvenuti a chi è presente fisicamente. È una gioia che un gruppo di noi sia presente fisicamente, perché da tempo è difficile fare un incontro in cui siamo in presenza. E anche un saluto a tutte le persone che sono online e che ci stanno accompagnando. E anche un beneficio della pandemia, il fatto di riuscire a collegarsi allo stesso tempo in presenza e online. Allora, grazie a Sor Paola che ha organizzato questa tavola rotonda con tanta passione e amore. Grazie a tutti i relatori che interverranno durante questa tavola rotonda. È con piacere che dedichiamo questo incontro a riflettere attraverso una pluralità di voci, di interventi, sul tema del messaggio di Papa Francesco per la prossima giornata mondiale della comunicazione sociale, sul tema ascoltare con l'orecchio del cuore. Adesso Fabio l'ha appena accennato. Un interessante filo rosso accomuna alcuni eventi importanti e percorsi di fede che in questo 2022 scandiscono la vita ecclesiale e anche la vita sociale, coinvolgendo la cristianità, il popolo di Dio e coinvolgendo anche tutto il mondo. E certamente anche noi, religiose consacrate, quello dell'ascolto. Ne sentiamo parlare particolarmente in questo momento. Io auguro che questo momento di riflessione e di condivisione tra di noi sia anche l'occasione per noi di entrare in un processo di ascolto. Penso che impariamo a ascoltare continuamente, mai finiamo di impararlo, e gli stimoli che ci verranno offerti possono aiutarci a lasciarci trasformare da questo tema dell'ascolto. Allora, alcuni eventi ci accompagnano dal cammino per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione, in cui l'ascolto è particolarmente importante, anche l'anno della famiglia Amoris Laetitia, alla giornata mondiale della comunicazione sociale. Poi diceva adesso Fabio, anche in questo evento che sta cambiando la nostra vita, che è l'evento della guerra. Però questo ci sta toccando, però sono tante guerre nel mondo che magari passano qualche volta un poco in questo momento sotto silenzio, ma che toccano anche le nostre congregazioni, perché molte delle nostre congregazioni sono presenti in paesi dove ci sono conflitti e guerra.
Allora, in questo momento scaturisce come un invito. Mettersi in ascolto, reimparare ad ascoltare, imparare l'arte dell'ascolto. Il Sinodo ci invita a ascoltare il Signore e la Sua parola per discernere quale cammino intraprendere e per sperimentare insieme la bellezza dell'incontro umano. Nel definire il processo sinodale un evento di grazia, Papa Francesco insiste sull'ascolto reale, senza paura, per uscire dall'immobilismo del sì è sempre fatto così. Occorre ascoltare, dice Papa Francesco, il popolo santo di Dio per essere dentro la realtà, per abitare la storia e camminare con gli uomini e le donne del nostro tempo guardando nella fede a Gesù come il Salvatore di tutti. Di fronte a un scenario di fatto complicato, dove sono molte le problematiche da affrontare e tanti dubbi, Papa Francesco chiede come va l'udito del nostro cuore e ci esorta ad ascoltare per poter essere Chiesa in uscita. Ci ricorda che la vita in Cristo è essenzialmente e prima di tutto apertura del cuore e della mente di ciascuna e di ciascuno all'ascolto della voce dello Spirito. E alla voce l'ascolto della voce dello Spirito che si esprime anche nella voce umana. L'ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l'annuncio. Esso è stesso annuncio. Sappiamo quando la gente ci vede ascoltare quanto le tocca. È un messaggio in se stesso. È il cuore del servizio. E come sottolinea il messaggio della CEI ai presbiteri, diaconi, alle consacrate e consacrati e a tutti gli operatori sociali, l'ascolto della parola di Dio e l'ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. Certo, la persona è la stessa. Come ascolta la parola di Dio, ascolta l'altro e l'altra. E anche come ascolta l'altro o l'altra, ascolta la parola di Dio. Perché è l'atteggiamento profondo. Dicevo, anche l'anno famiglia Amoris Laetitia ci suggerisce di ascoltare le famiglie per incoraggiarle e camminare con loro. Ascoltare per dare maggior spazio alle famiglie, perché la loro stessa vita è un messaggio di speranza per il mondo intero e soprattutto per i giovani, ha affermato il cardinal Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. E ancora, tante famiglie vanno aiutate a scoprire nella sofferenza della vita il luogo della presenza di Cristo e del suo amore misericordioso. Questo tempo di preparazione all'incontro mondiale delle famiglie che si avverrà nel prossimo mese di giugno è un'opportunità per raggiungere le famiglie, per camminare con loro, per ascoltarle. E sappiamo quanto bisogno di ascolto. La Chiesa è chiamata ad ascoltare per passare dal pensare alle famiglie come semplice oggetto della pastorale a pensarle invece come soggetto della pastorale, perché le famiglie sono piene di potenzialità e di doni per l'intera società, per la Chiesa. Ascoltare perché come cristiani siamo tutti chiamati ad essere testimoni di presenza, di speranza. E come ricordavo Fabio all'inizio, in questo tempo in cui anche la guerra tocca le nostre società, ci ricordiamo, abbiamo sentito più volte Papa Francesco dire con una voce veramente profonda e molto sentita, dobbiamo ascoltare con il cuore, dobbiamo lasciare che quello che ascoltiamo tocchi il nostro cuore. Perché è dal nostro cuore che ci possiamo muovere.
che non rimanga un ascolto superficiale. E penso che ascoltare il nostro mondo di oggi, ascoltare la gente che ci incontra, che noi incontriamo, per cogliere il grido di aiuto, per cogliere il messaggio che portano, lasciarci toccare e da lì pensare, ripensare la missione e le risposte. Penso che è un tema su cui parleremo tutto il pomeriggio, però si potrebbe parlare l'anno intero, credo. Sarebbe bene, dopo un anno, ritrovarci e dire cosa abbiamo fatto di questo ascolto che abbiamo ripetuto insieme tutto il pomeriggio. Cosa è diventato poi? Che cammino ha fatto? Chissà. La giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che sarà la domenica 29 maggio, per la solennità delle Ascensioni, ci invita ad ascoltare con l'orecchio del cuore, perché la nostra comunicazione sia pienamente umana, perché possiamo crescere nella relazione con gli altri e con l'altro. Sappiamo quanto l'esercizio dell'ascolto è importante per ognuno, ognuna di noi, quanto è importante per la nostra vita umana, spirituale, apostolica, quanto è importante nelle relazioni interreligiose che viviamo, interculturali, per i nostri apostolati in ambito educativo, formativo, pastorale, assistenziale, comunicativo. Non si comunica se prima non si è ascoltato. E se comunicare significa condividere, la condivisione richiede ascolto che si fa accoglienza e vicinanza. E ascolto prima. Ascolto prima di parlare. In questo momento noi stiamo parlando, però sarebbe stato interessante ascoltarci prima. Ascolto e prestare attenzione, dice Papa Francesco, desiderio di comprendere, di dare valore, di rispettare e custodire la parola altrui. Non è mai facile. Il cardinal Casaroli, grande promotore del dialogo, parlava di martirio della pazienza. E in questi giorni ho partecipato all'assemblea plenaria della UIS che si è parlato della pazienza resistente e della resistenza paziente. Direi che la pazienza fa parte proprio della dinamica del nostro comunicare e incontrarci. Allora, ci auguriamo un buon pomeriggio insieme, un pomeriggio nella gioia, perché quando siamo allegri, quando siamo sereni, ascoltiamo meglio e soprattutto siamo più aperti per lasciarci toccare dallo Spirito Santo che ci parla attraverso dei nostri relatori che sono tutti molto competenti e che ci fanno il dono di condividere con noi in famiglia, direi, questo momento. Allora ringrazio ancora tutti voi e tutte voi per la partecipazione e ci auguriamo un buon ascolto, un vero ascolto che poi troverà gambe per realizzarsi, fare qualche realizzazione, trasformazione nella nostra vita. Grazie. E grazie ai relatori. Con la sua serenità, con le parole. Potete spegnere tutti i microfoni, per favore? Sì, chiediamo di spegnere i microfoni a chi è collegato. Grazie. Grazie Madre Ivonne, ci ha offerto uno sguardo e veramente tantissimi spunti. Dico da laico quanto mi sono sentito interpellato
è colpito da questo apprezzamento sul valore della famiglia e viceversa restituendo la grande attenzione verso la presenza religiosa nel mondo e in tanti conflitti, non solo situazioni, ma in cui si è ascolto veramente nei territori di ciò che sta avvenendo in questo, in questa preghiera, in questo operoso, diciamo così, questa presenza operosa. Lasciarci trasformare dal tema dell'ascolto. Mi ha provocato una riflessione su quello che stiamo vivendo in maniera molto, molto concreta. Ciò che sta avvenendo a pochi passi da noi, veramente a pochi passi da noi, perché vi assicuro che arrivare a Budapest con un aereo e poi in macchina raggiungere i confini, 3 ore di macchina e si è in queste campagne svuotate lungo queste porte di accesso che si contano sulle dita di una mano per una nazione intera, di cui una sola ferroviaria, di cui molte pedonali. Vedere queste persone a piedi e con un trolley, io l'ho descritto una vita in un trolley, in alcuni casi una vita in una busta. Allora tu, chi guarda, cioè chi racconta, chi guarda e magari si interroga se della propria vita cosa mettere in quella busta. Io me lo sono chiesto una volta tornato a casa. Devo però anche, dobbiamo penso anche in maniera autocritica, pensare anche se rispetto a una, alla domanda se ci lasciamo veramente interpellare dal tema dell'ascolto di ciò che sta avvenendo, noi abbiamo visto una straordinaria risposta di solidarietà in tutto il paese, e questo nelle scuole, questo l'abbiamo visto nelle comunità, nelle comunità religiose, l'abbiamo visto nelle scuole, ma questo che avviene ad est, beh, corrisponde anche a una migrazione da sud, e allora dobbiamo anche chiederci se la nostra è una generosità selettiva o anche no. Permettetemi, insomma, ecco anche questa riflessione. E poi la radice dell'ascolto. Adesso affrontiamo questo tema. La fede che viene dall'ascolto, con Antonio Pitta, biblista, prorettore della Pontificia Università Lateranense, che non è qui oggi, ma lo sarà, perché stiamo già sperimentando nel post-pandemia una presenza insieme nel digitale, in questo caso anche una presenza registrata nel video con l'intervista a Sor Paola, che quindi in questo contributo ci offrirà appunto il suo intervento. Può andare in onda? Faccio io? Scusa te, posso rompere? Perché noi siamo online, ma l'immagine non è chiara, però quindi si non fa si male. L'immagine, siamo sfocati, vero? Come? Sì, sì. Grazie, è vero. Scusami, grazie. No, grazie a voi. Allora, ci sono, mi sembra, più interventi tecnici sull'immagine, microfoni, da quello che vedo nelle chat fino adesso. Benissimo. In HD, attenzione, HD. Adesso sì, grazie. No, grazie a chi l'ha fatto, non sono io. No. Comunque Simone, grazie a voi. Grazie Simone. Grazie. E a chi ce l'ha segnalato, però. Grazie. Benissimo. Allora, ecco il contributo. Don Antonio Pitta. Don Antonio Pitta, biblista, prorettore della Pontificia Università Lateranense, autore di diverse pubblicazioni in campo biblico e teologico. Il tema del messaggio di Papa Francesco per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebra il 29 maggio, è «Ascoltare con l'orecchio del cuore». Nella Bibbia si parla molto di ascolto,
potremmo dire che ascoltare è un verbo biblico. Moltissime volte e in svariati contesti, Dio ripete al suo popolo l'invito ad ascoltare, a prestare l'orecchio. Anche il pio ebreo, il fedele, da parte sua chiede a Dio il dono di un cuore che ascolta. Don Antonio, perché questa insistenza sull'ascoltare? Ascoltare che cosa e chi? La dimensione, direi, dell'ascolto è fondamentale nella scrittura perché esprime la relazione tra Dio e il suo popolo, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. La ragione per la quale l'ebraismo nella sua globalità insiste, e quindi anche il cristianesimo, sull'ascolto, a differenza dal mondo greco che insiste molto sul vedere, sta nel fatto che l'ascolto è rapportato alla parola di Dio. È la parola di Dio il primo centro d'ascolto o la prima emergenza d'ascolto. E poiché dall'ascolto viene la sapienza del cuore e l'obbedienza del credente, sia nell'ebraismo che nel cristianesimo, l'ascolto caratterizza tutta la Bibbia. Dio, nella Bibbia si dice che Dio, nel libro dei Re, Dio non parla se non come voce di silenzio sottile. L'elemento del silenzio in rapporto all'ascolto. È centrale quanto l'ascolto, perché il silenzio è un modo di comunicarsi di Dio. Lei ha evocato, evocato l'episodio di Elia sull'Oreb, quando riceve questa manifestazione di Dio. Questa voce del silenzio è estremamente importante, perché ci fa capire che anche il silenzio è un modo di ascoltare, anzi oggi più che mai si avverte l'esigenza del silenzio per ascoltare. Nel Vangelo Gesù chiede a coloro che lo seguono di fare attenzione a come si ascolta. Quel come vuole forse dirci che ci sono molti modi di ascoltare, alcuni efficaci e attenti a quello che viene detto, e altri invece distratti, superficiali? Nella stessa lingua italiana il verbo ascoltare ha diverse accezioni. È diverso l'ascoltare dall'origliare o è diverso l'ascoltare dal sentire. Nella stessa lettera del Santo Padre ci sono questi riferimenti a diverse modalità d'ascolto. L'ascolto si riconosce dalle altre espressioni dell'udito, da ciò che produce l'effetto dell'ascolto e questa reciproca obbedienza, non soltanto da un lato o da un versante, ma da entrambi i versanti, di Dio e dell'uomo. San Paolo nella lettera ai Romani afferma che la fede viene dall'ascolto. In che senso, Don Antonio? La fede viene dall'ascolto perché la fede è non soltanto un contenuto in cui si crede, ma è anche, anzi soprattutto, è fiducia, fedeltà, affidamento, credibilità, affidabilità. Tutto questo è la fede. Noi siamo abituati a ridurre il significato della fede ad una accezione univoca, a un'accezione molteplice. Per questo la fede che viene dall'ascolto, poi prosegue Paolo, è l'ascolto dalla parola di Cristo, è una fede che si fonda proprio sulla relazione tra Cristo e il credente, per noi cristiani, o come è evocato nel libro del Deuteronomio, tra Dio e il suo popolo. Don Antonio, ci può essere una vita spirituale senza ascolto? Ci può essere una strategia pastorale senza ascolto? Credo non siano possibili l'una né l'altra. È emblematico da questo versante l'incontro che Gesù ha con Marta e Maria. Luca annota che Maria era seduta ai piedi del Signore, letteralmente parlando. Maria si pone ai piedi del Signore per ascoltare la sua parola. Quell'episodio diventa emblematico per la vita attiva e la vita contemplativa, per la preghiera o per la vita spirituale e per la vita pastorale.
perché Gesù ricorda a Marta, è ben chiaro in quell'episodio, che Maria ha scelto non la parte migliore, come spesso tradotto, ma la parte buona, che cioè l'ascolto è la parte buona da cui dipende tutto il resto, che può essere non buono, se sia la vita spirituale, sia la vita pastorale o l'impegno pastorale non sono dinamizzate dall'ascolto, non sono certamente una parte buona. Prego. Grazie. Grazie, grazie per questo intervento, anche per questa bella intervista da parte di Sor Paola a Don Antonio Pitta, biblista. Restiamo da prorettore della Pontificia Università Lateranense, proprio ancora alla PUL, ce lo diceva anche Madre, ce lo ricordava Madre Yvonne all'inizio, una chiesa che adesso è più che mai impegnata nell'ascolto, nel cammino sinodale, e poi questo messaggio che ci richiama da comunicatori a questo approccio. Ma la domanda, anche per chi è un professionista della comunicazione e dell'informazione, è come praticare concretamente l'ascolto, in quale modo? E non c'è una risposta univoca. E questo è un tema assolutamente, come dire, uno di quei anche compiti con cui lasciarci, per poi intanto cercare di dargli una risposta e poi mettere in pratica, ognuno nel suo ruolo, come mettere in pratica l'ascolto, come ascoltare. Allora do la parola a un professore, sociologo della comunicazione, docente presso la Pontificia Università Lateranense, lui stesso che fino a poco tempo fa ha guidato il COPERCOM, il coordinamento per l'Associazione della Comunicazione, quindi su questo può darci, insomma, un ottimo contributo. Non si comunica se non si è prima ascoltato, il paradigma socio-comunicativo dell'ascoltabilità. Professor Massimiliano Padula, prego. Allora, io ho delle slide, ma faccio una piccola premessa. Innanzitutto i ringraziamenti dovuti. Ringrazio Suor Paola per l'impegno profuso e anche per il confronto continuo. Ringrazio alcune persone con cui si condivide o si è condiviso un cammino. Fabio, innanzitutto vedo Don Guido, Suor Bruna, Suor Pina. E ringrazio anche Madre Yvonne. E visto che c'è Madre Yvonne, io racconto un aneddoto, perché questo, voi sapete che ognuno ha nel proprio repertorio, un po' come gli attori comici, degli aneddoti che poi ripete in maniera ricorrente. Questo aneddoto riguarda Madre Yvonne, io lo racconto sempre alle mie studentesse, ai miei studenti dell'Auxilium. Ogni anno, e soprattutto le figlie di Maria Ausiliatrice, insomma, sono contente, poi ridono dopo questo racconto. Allora, visto che c'è Madre Yvonne, quando mi ricapita l'occasione di raccontare a lei questo aneddoto. Allora, era un venerdì, io facevo lezione all'Auxilium, era in corso il capitolo generale delle figlie di Maria Ausiliatrice. Non mi ricordo bene l'orario, ma di solito io il venerdì ho lezione le prime 3 ore, quindi credo che fosse entro le 11, ipotizziamo intorno alle 10, 10:30. Sull'interphone dell'Auxilium viene data una comunicazione. Il capitolo generale, adesso probabilmente utilizzo termini sbagliati, decide, nomina e elegge come madre generale Suor Yvonne. In quel momento le figlie di Maria Ausiliatrice in aula, c'erano anche dei laici, delle laiche, impazziscono. Cioè, c'è stata la fumata bianca, quindi è stata una reazione pari alla fumata bianca alla elezione del Papa. Si alzano mentre io sto parlando, si abbracciano tra di loro, fregandosene del professore. Quindi è un aneddoto che io racconto sempre ogni anno simpaticamente alle mie studentesse, la maggior parte sono donne, e sono ben felice di raccontarlo a madre Yvonne, che è stata anche mia vice gran cancelliere. Quindi la ringrazio anche per l'impegno e per l'attenzione dimostrata verso questa piccola, grande realtà accademica.
siamo tanti, siamo tante, nel senso che ho visto oltre 100, poi ogni collegamento non ha soltanto una persona, ci sono anche più persone collegate, quindi siamo tanti. Ed è interessante notare come la modalità blended, la modalità ibrida, abbiamo visto anche qualcosa da remoto, qualcosa in differita, quindi proprio una esemplificazione di quella che è la cultura contemporanea. La cultura contemporanea è una cultura, diceva Harry Jenkins, convergente, è una cultura cross-mediale, cioè non è una cultura differenziata a compartimenti stagni, ma è una cultura che può integrarsi multimedialmente, ma anche multisocialmente, multiumanamente. E questo momento che stiamo vivendo è proprio un esempio di un contemporaneo, importante, significativo. Pensate come sia costruita la geografia di questo spazio. Io sono in cattedra, quindi il relatore è sopraelevato e voi siete un passo sotto. Quindi c'è, vedete, una geografia costruita in modo gerarchico, in modo verticale, in modo verticistico, che già pone una distanza. E questa è naturalmente la conseguenza dell'educazione formale di matrice otto-novecentesca, che evidenziava la differenza dei ruoli. Pensate una lezione a distanza, un incontro a distanza. Io vi guardo online e siete in uno spazio orizzontale dove non ci sono differenze. Adesso io sto parlando, quindi si illumina la cornice del riquadro che appunto mi riprende, ma non c'è nessuna differenza. Quindi pensate come una delle caratteristiche della cultura digitale sia proprio l'orizzontalità, quindi la possibilità di parlarci e di ascoltarci senza divisioni né fisiche né ideali. E oggi io vorrei parlarvi di un, lo chiamo paradigma, forse in maniera un po' leziosa o accademica, ma è un'idea che sto studiando da un po' di tempo e che poi, insomma, espliciterò meglio in un articolo che uscirà per il numero di giugno di Orientamenti Pastorali, che è questa rivista del Centro di Orientamento Pastoriale, edito da Idioniani. Ho qualche slide, quindi non farò una relazione frontale, ho qualche slide non descrittiva, ma un po' esemplificativa. Quindi condivido queste slide. Allora, mi interrogavo in questi giorni su che immagine, che metafora poter utilizzare per parlare di ascolto, e mi è venuta l'immagine del ping pong, di questo sport, perché sì, il ping pong potrebbe essere, come dire, il rimando a una opposizione, ad una contrapposizione, ad una sfida, però il ping pong è un gioco dinamico, un gioco di continui rimandi, non è come il tennis che ha più tempo o come altri sport uno contro l'altro, è un gioco di botta e risposta. Quindi io me lo sono immaginato come una metafora dell'argomentazione e della controargomentazione, pacata però veloce, quindi tipica della cultura digitale, che è una cultura veloce, una cultura spinta sul presente. Qui c'è la mia mail, quindi se poi volete scrivermi potete farlo tranquillamente. Allora, non si comunica se non si è prima ascoltato. Questo è un passaggio del messaggio di Papa Francesco per la prossima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, e a me ha ricordato, come primo rimando intuitivo, il primo assioma della comunicazione di uno studioso che si chiama Paul Watzlawick, che è quello che ha scritto La pragmatica della comunicazione. Lui ha elaborato 5 principi, adesso non ve li dirò, non voglio fare una lezione accademica, però il primo di questi principi è
proprio questo. Non si può non comunicare. Alcuni, diciamo, nella traduzione italiana utilizzano la formula è impossibile non comunicare, però Václavic parla di one cannot not communicate, quindi non si può non comunicare. Con questo principio, questo studioso, che era un filosofo, ma anche un psicoanalista, uno psicologo, uno dei principali esponenti della scuola di Palo Alto, spiegava che ogni comportamento è un atto di comunicazione e che quindi, come evidente nel nostro quotidiano, non possono esistere non comportamenti. Cioè, è impossibile non comportarci. E noi sappiamo che ad ogni comportamento corrisponde un atto di responsabilità e quindi anche delle conseguenze legate a questo comportamento. Tutto questo include, naturalmente, anche l'assenza di azione comunicativa, come la pratica del silenzio. Si è parlato del silenzio, ne ha parlato Madre Yvonne, lo citava anche Don Pitta, che può ancora rappresentare un significato, il silenzio come significato, ed essere interpretato come significativo, quindi significato che diventa significativo, da altre persone con cui siamo in comunicazione. E continuando nella metafora del ping pong, a me è venuto in mente un vecchio messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, non scritto da Papa Francesco, ma scritto da Benedetto XVI. Questo è il suo penultimo messaggio del 2012, intitolato Silenzio e Parola, Cammino di Evangelizzazione, in cui Papa Benedetto dice che il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nel silenzio, l'ho messo in maiuscolo, ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi. Nasce, si approfondisce il pensiero, comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire e ciò che ci attendiamo dall'altro. Scegliamo come esprimerci. Si apre così, anche qui maiuscolo, uno spazio di ascolto reciproco e diventa possibile una relazione umana più piena. Benedetto XVI, Silenzio e Parola, Cammino di Evangelizzazione, messaggio per la 46esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2012. Vediamo il Pong, abbiamo visto il Ping, vediamo il Pong. L'intervista del Venerdì Santo a Papa Francesco e vediamo quel minuto incriminato. Ops, perché non parte? Il video c'è. No, deve partire perché sennò mi si rovina tutta. Allora, il video è caricato dentro, però infatti si vede da qui, però non riesco a farlo partire. Sì, sì, sì. No, non lo dà. Allora, lo vediamo, c'è un collegamento web qui? Sì. Allora, lo vediamo da YouTube. Quindi interrompiamo la... Scusate, c'è stato un problema tecnico. Sì, ok. Allora, vediamo intervista Bianchetti, Papa Francesco, silenzio. Mettiamo questo come ok, video. Il mondo ha scelto. Questo è il servizio della caricato, quindi dobbiamo trovarne un altro. Quindi intervista Papa Francesco Bianchetti. Eccolo qua.
Allora, qui lo vedete, quindi dobbiamo condividere lo schermo. Sì. Ok. Sono in chiusura, santità. Oggi è venerdì santo, ma la storia della salvezza non finisce qua. Per fortuna il Vangelo è l'happy end, perché c'è la risurrezione di Gesù, è quello il centro proprio della storia della salvezza. Allora, santità, sono quasi le tre. Come dobbiamo vivere questo orario oggi? Ok, e quindi silenzio, in silenzio, interrompiamo un attimo la condivisione, chiudiamo YouTube e riprendiamo la presentazione. Eccola qua, condividi schermo. Allora, a me... Rivedendo queste immagini, poi prima Madre Mon citava l'incontro delle unioni, dell'Unione Internazionale, delle Superiori Generali all'Ergife. Io abito lì vicino, quindi in questi giorni vedevo tante sorelle in zona. E che cosa fa il Papa? Arriva in sedia a rotelle e dice, potrei leggervi il discorso lungo, ma poi vi addormentereste, quindi ascolto le vostre domande. Quindi vedete, è quella la configurazione dell'ascolto, ce ne dà testimonianza il Papa proprio in un incontro di qualche giorno fa. Andiamo velocemente avanti, sto per concludere. Servono degli strumenti per ascoltare. Non è così semplice, serve un'attrezzatura. E il Papa nel messaggio ce lo dice, già un primo attrezzo, un primo strumento di ascolto noi lo abbiamo, cioè abbiamo le orecchie. Abbiamo le orecchie. Ma tante volte anche chi ha un udito perfetto, vedete, non riesce ad ascoltare l'altro, dice il Papa. C'è infatti una sordità interiore peggiore di quella fisica. E serve una cassetta degli attrezzi, una toolbox. Quindi noi abbiamo già uno strumento innato, biologico, che Dio ci ha dato, che sono le nostre orecchie. Ma servono altri strumenti, cioè l'ascolto va esercitato, l'ascolto va formato. E vediamo quali possono essere questi strumenti presi da questa toolbox, da questa cassetta degli attrezzi. Vediamo il primo, cultura dell'incontro. È il primo messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 2014. Già il Papa chiarisce come la comunicazione non sia tecnicismo, non sia tecnocentrismo, ma la comunicazione è una questione umana. La cultura dell'incontro è una categoria magisteriale, tout court, onnicomprensiva, non esclusivamente comunicativa, ma Papa Francesco la sceglie per intitolare il suo primo messaggio. Vediamo il secondo attrezzo, la famiglia. La famiglia, luogo di incontro, ma anche di ascolto. Che cosa succede se in famiglia non si ascolta? Che cosa succede se un marito non ascolta la moglie, o se una moglie non ascolta il marito, o se dei genitori non ascoltano i propri figli, o viceversa, no? Uno dei rimproveri tradizionali è mio figlio non mi ascolta. Vediamo un terzo strumento, la misericordia. Anche questo
è uno strumento, è un attrezzo, è un martello, è un cacciavite dell'ascolto. Speranza e fiducia, naturalmente questi sono i contenuti, le istanze principali dei messaggi di Papa Francesco, no? Divisi per anno. Ne vediamo velocemente altri. La verità. Che cosa sarebbe l'ascolto senza verità? Se non ci fosse verità, l'ascolto risentirebbe della distorsione, dell'alterazione, della menzogna, no? Il Papa parla di fake news, parla di deepfake, parla della prima fake news della storia, ovvero della vicenda di Eva e del serpente. E poi ancora il senso di comunità, no? Dalle comunità, dalle social communities alle comunità umane, dice Papa Francesco, quindi vanno bene gli strumenti, ma attenzione a disperdere il senso di comunità. Ed ancora, memoria e storie. La memoria, che cos'è la memoria? La memoria non è il passato, la memoria è certo passato, ma è ripensamento del passato, è un passato profondamente colorato della nostra identità e le nostre storie. La cultura digitale è una cultura che si fa storia, lo storytelling, il racconto, la narrazione. Noi che facciamo, per esempio, sul social network? Ci autorappresentiamo e ci autonarriamo, autoraccontiamo. Sono spazi di racconto, di rappresentazione, di narrazione. E naturalmente le modalità del racconto, il canovaccio, la sceneggiatura, il copione, la scaletta, la decidiamo noi. Ed infine, l'anno scorso, andare e vedere. E vedete, l'andare e il vedere, il venire a vedere, è l'anticamera dell'ascolto, perché io vado, vedo, mi rendo conto. Prima Fabio citava la sua esperienza di inviato nei luoghi del conflitto. Andare, vedere e poi ascoltare. E chiudo con questa idea dell'ascoltabilità, che non è l'ascolto, attenzione. C'è una differenza, anche se il significato è prossimo tra ascolto e tra ascoltabilità e ascolto. C'è una differenza, è un po' la stessa differenza che c'è tra la sociabilità e la socialità. La socialità è già qualcosa di positivo, già esprimo un giudizio positivo. Se io sono una persona sociale, quindi vivo nella socialità, vuol dire che già ho una propensione all'incontro. La sociabilità invece è qualcosa di diverso. È un po' la stessa differenza che c'è tra ascoltabilità e ascolto. Che cos'è l'ascoltabilità? Io la definisco così. Non è ancora l'ascolto, attenzione. Perché l'ascolto è quello, vedete qui c'è uno stetoscopio, c'è un cuore. È quello di cui ci parla Francesco, con l'orecchio del cuore. Se non l'avete letto il messaggio, andatelo a rileggere. Quindi lui ce lo spiega che cos'è l'ascolto. L'ascoltabilità non è quell'ascolto, è soltanto una disposizione da parte di tutti quanti noi, degli individui, ma anche dei gruppi, a stabilire con gli altri un ascolto di qualche tipo. Rispetto all'ascolto, ribadisco, c'è una sfumatura di differenza di significato, ma sono molto vicini. L'ascoltabilità intende mettere da parte qualunque connotazione valutativa. Essa infatti comprende processi sia di incontro che di prossimità, quindi di bellezza dell'ascolto, di giustizia dell'ascolto, di bontà dell'ascolto. Ma ci può essere anche un ascolto sordo. Papa Francesco parla di sordità interiore. Quindi sia di sordità interiore, sia di indifferenza. Io posso ascoltarti con indifferenza. E in questo senso, faccio un esempio recente, è manifestazione di ascoltabilità anche la guerra. La guerra dovrebbe essere, no? Ce lo dice il Papa, dobbiamo ascoltare le istanze delle persone. E la guerra è anche ascoltabilità, nel senso che può essere considerata l'opposto dell'ascolto dell'altro. E quindi è una capacità di ascoltare, cioè di mettere in pratica il senso, le capacità uditive, ma di ottenere un effetto non con il cuore. E chiudo l'ultima slide con tre passaggi che mi sembrano un piccolo manifesto legato al rapporto tra media e società, tra media e comportamenti, ma anche tra media e chiesa.
del messaggio del Papa. Qui vedete, ho preso questa immagine, che è l'ultima immagine che non potrei utilizzare, le altre sono tutte prese da siti di immagini gratuite, quindi le posso utilizzare, non ho problemi di copyright. Questa invece ha copyright, infatti un po' l'ho sfumata, l'ho modificata, ma non si dovrebbe fare. È un incontro che Papa Francesco tiene con dei gruppi sportivi, e questo è un tavolo da ping pong che gli viene regalato con una racchetta proprio personalizzata con il logo della Santa Sede. E in un messaggio, un altro momento, il messaggio ai membri della Catholic Press Association del 30 giugno 2020, Papa Francesco dice queste tre cose. Abbiamo bisogno di media capaci di costruire ponti, difendere la vita e abbattere i muri, visibili e invisibili, che impediscono il dialogo sincero e la vera comunicazione tra le persone e la comunità. Vedete come ritornano tutte le istanze, muri, vita, quindi famiglia, visibili e invisibili, quindi dentro, fuori, dialogo, quindi incontro, persone, comunità. Abbiamo bisogno di media che possono aiutare le persone, soprattutto i giovani, a distinguere, ma non soltanto i giovani, a distinguere il bene dal male, ad elaborare giudizi corretti, basati su una presentazione dei fatti chiara ed imparziale, a comprendere l'importanza di impegnarsi per quelle categorie umane. La comunicazione è umana, è umanità, non è tecnologia, soprattutto nella sua configurazione digitale. La concordia sociale, il rispetto della casa comune. Ed infine abbiamo bisogno di uomini e donne di principio, cioè tocca a noi. Il Papa ci dice, dovete essere voi i buoni samaritani della comunicazione, cioè dovete essere voi quelli che non passano indifferenti di fronte al moribondo, ma se ne fanno carico, che proteggano la comunicazione da tutto ciò che potrebbe distorcere o piegare ad altri scopi. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, grazie professor Massimiliano Padula. Ci hai un po', ecco, consegnato queste racchette, adesso dobbiamo un po', mi sa, esercitarci tutti, come quando non va in onda un filmato e bisogna andare avanti, perché così è sempre. L'inizio del messaggio per questa 56esima giornata parte però da una consapevolezza molto chiara. Cioè il Papa scrive che in effetti stiamo perdendo la capacità di ascoltare. Cioè, vi è una fotografia molto chiara ed evidente di quello che sta avvenendo ed è. E allora questo sicuramente deve interpellare ciascuno di noi dal suo punto di vista, lo abbiamo sentito anche prima, perché significa una torsione, un cambiamento di postura. Cioè non possiamo credere di essere in ascolto del mondo semplicemente leggendo, perché quella è un'altra azione. E questo è connaturato anche ad un altro aspetto, l'ascolto, a quello dell'incontro, che è imprescindibile. E però qui, certo, vi è un qualcosa, come la pandemia, che questo incontro, beh, ha posto delle distanze. Ora la stiamo superando e dobbiamo, se vogliamo, anche le nuove tecnologie, pur con qualche eccesso, ma hanno tentato di accorciare le distanze fisiche, rendendo una chiesa che ha sempre continuato ad essere una chiesa di prossimità, vicino alle persone e alla gente. E a proposito di ascolto e incontro, ecco quindi la testimonianza che sto per presentare, che è quella di Suor Rita Giarretta, fondatrice della Casa Ruth, della Casa del Magnificat, che veramente può testimoniarci come questa esperienza è imprescindibile da queste due azioni. Ascoltiamo queste storie, ascoltare insieme per una nuova speranza.
no non si sente. Buonasera a tutte e a tutti e grazie Sor Paola, grazie Madre Ivone, e sono veramente felice di essere qui con voi. È un'opportunità molto bella questa, anche perché questo messaggio di Papa Francesco tocca, ascoltiamo queste storie, c'è questa parte e ascoltare con l'orecchio del cuore. Papa Francesco invita Corona a essere chiesa in uscita, ad abitare le tante periferie, perché lì c'è un grido di libertà, di dignità, che continua ad attraversare la storia. E questo grido ci deve inquietare, indignare e scomodare. Papa Francesco ce lo ricorda in maniera forte, quasi fosse un pugno nello stomaco nell'Evangelii Gaudium. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che chiede a tutti noi: dov'è tuo fratello? Dov'è il tuo fratello schiavo? Dov'è la tua sorella schiava? Ecco, questo crimine è impiantato nelle nostre città. Non facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità. La domanda è per tutti. Sì, questo dramma, questo crimine contro l'umanità, questa grave violazione dei diritti umani, che è la tratta degli esseri umani, sempre più tende a installarsi come modalità sistemica nelle nostre città, sempre Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium. Ci tocca, ci riguarda. E pertanto dovrebbe scuotere le nostre coscienze di donne e di uomini e aiutarci a riconoscere che anche noi, in qualche misura, con più o meno consapevolezza, siamo parte e solidali nel male. Siamo parte di un sistema che sta mercificando tutto in nome del profitto. Non possiamo tirarci fuori. Tutto, ma proprio tutto, diventa oggi vendibile e acquistabile. Anche i corpi delle persone, dei più poveri, dei migranti, in particolare donne e bambini, i più vulnerabili, di chi scappa da guerre e da carestie, da disastri ambientali, ma anche sociali e culturali. E questo per un sogno di vita, per una nuova speranza. Sì, siamo parte di un sistema che rischia di sacrificare tutto al Dio denaro. Allora mi chiedo, e vi chiedo, ma di fronte a tutto questo, è viva e accesa la nostra indignazione? Papa Francesco, nel suo messaggio per questa giornata, ci invita al coraggio di ascoltare le storie. Ascoltiamo queste storie. Allora, vedete, è importante e significativo questo momento, questo pomeriggio, darci un tempo, anche se breve, per ascoltare alcune storie, o meglio, due storie, che simbolicamente possono rappresentare le tante storie, i tanti nomi, i tanti volti di donne, bambine e uomini che le hanno vissute e che purtroppo ancora le stanno vivendo. Credo sia giusto, anzi doveroso, dare a loro la voce, che si fa oggi plurale, e noi saper ascoltare con l'orecchio del cuore. Ascoltare insieme per una nuova speranza, sapendo, come ci ricorda sempre Papa Francesco, in Fratelli Tutti, che di fronte al male, al dolore, alle ingiustizie e a tanta disumanità, l'indifferenza non è una scelta possibile. Blessing è una giovane donna nigeriana. Dopo la laurea in informatica, si trasferisce a Benin City. Qui incontra una donna cristiana che l'apprezza molto e le propone di andare a lavorare per il fratello in Europa. Sembra un sogno, ma una volta arrivata in Italia non c'è nessun negozio di informatica, c'è solo la strada, un inferno. Ero completamente stordita, incredula, impaurita, disorientata, racconta Blessing nel suo libro scritto con Anna Pozzi, Il coraggio della libertà, edizione Paoline, tradotto anche in inglese. Mamma Faith mi introduceva il mio nuovo lavoro
e la mia nuova vita in Europa, in Italia, una vita in strada. In quel momento ho saputo che ero finita nelle mani dei trafficanti, che ero diventata la loro schiava. Com'era potuto accadere? Nella mia testa si affollavano tante domande. Ero stata ingannata da un'amica, una donna cristiana. Ero stata venduta come una merce per il mercato del sesso a pagamento. Sulla Domiziana, nel mio primo giorno sulla strada, Maman Faith continuava a spiegarmi senza curarsi delle mie angosce. Mi diceva di nascondere i soldi negli stivali, perché ci sono i ragazzi che passano apposta per derubarti. Dovevo fare attenzione ai tipi violenti che possono picchiarti o alle macchine dentro con dentro più persone. Spesso è gente pericolosa. Mi aveva messo in guardia dei poliziotti che potevano far finta di essere dei clienti, e a volte lo erano. Diceva che i clienti possono essere italiani che immigrati, chiunque fosse in grado di pagare. E che sulla Domiziana ci sono donne anche di altri paesi e bisognava tenerle alla larga. Le altre vengono soprattutto da Romania, Ucraina, Russia, Moldavia, ma in genere stanno in luoghi diversi rispetto alle nigeriane. Non so bene come avvenga l'assegnazione dei posti, è sempre Blessi che racconta. Ma a parte queste precauzioni, la regola generale era che bisognava soddisfare i clienti e cercarne di trarne il maggior guadagno possibile. Dovevo pagare un debito di 50.000 euro, oltre al costo del posto letto, utenze, cibo, vestiario, medicine. La maggior parte degli uomini viene, paga e non vuole avere problemi. Anche in Italia pensano che con i soldi si può comprare tutto, proprio come in Nigeria. Con i soldi si può comprare persino un'altra persona. In realtà non ti considerano neppure una persona. Sei semplicemente una cosa da acquistare, che ti può soddisfare e far felice per qualche istante, e poi da gettare, come fossi un rifiuto, uno scarto. E mi sentivo così ogni volta che dovevo andare con dei clienti. Credo, dice Blessi, di essere riuscita a sopportare tutto questo perché ho pregato molto. Dio, mi devi aiutare, supplicavo in continuazione, altrimenti preferisco morire. E Dio mi ha dato la forza e il coraggio di liberarmi dall'inferno della tratta. Ho denunciato e poi la polizia mi ha portato a Casaruta Caserta. Ma non volevo entrare. No, con le donne cristiane non voglio più avere niente a che fare, ripetevo ai poliziotti. Con la loro promessa che qualora non mi fossi trovata bene, sarebbero venuti a riprendermi per portarmi da un'altra parte, sono entrata. Mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi a quella nuova situazione. Avevo paura, non mi fidavo di nessuno. E avevo tanta rabbia dentro di me. Guardavo quelle suore, studiavo il loro modo di fare, di comportarsi, i loro silenzi, di relazionarsi con le ragazze e i bambini. Erano delle brave persone, si vedeva, accoglienti, rispettose, generose, ma anche esigenti. Sentivo che ero riuscita a liberarmi da quella sensazione di diffidenza e di chiusura. A Casaruto ho imparato di nuovo cosa significa essere cristiani. Ho ritrovato un messaggio di bene, di speranza e di liberazione. Ma soprattutto mi hanno trasmesso di nuovo il senso di una vita vera e bella. Dentro di me pensavo, è una vita nuova. Ora sono convinta che dovevo passare attraverso quell'esperienza del male per scoprire il vero bene. Per questo ringrazio Dio. Quello che ho vissuto sulla mia pelle mi permette ora di parlare, di ascoltare e forse di liberare altre donne. Blessing, che ha scelto di vivere a Caserta, ha preso sul serio questo impegno e ha orientato il suo percorso professionale in questa direzione. Ha fatto la maturità,
Oggi è il terzo anno di università presso l'Orientale di Napoli, aiutata economicamente per gli studi da un gruppo di donne amiche, è mediatrice culturale e da un anno ha fondato un'associazione, Tessitrici di Speranze, di cui lei è la presidente, per aiutare donne vittime della tratta, soprattutto attraverso l'informazione e la sensibilizzazione. Questo è per lei non solo un lavoro, ma è una chiamata, una passione, la sua missione di vita. Joy ha 23 anni, quando viene convinta da un'amica di fiducia a lasciare il suo paese, la Nigeria, e partire per l'Italia con la promessa di un lavoro sicuro, col quale potrà mandare denaro alla sua famiglia. La mamma è vedova con 5 figli. Poche ore di viaggio per rendersi conto che è stata ingannata ed è precipitata in un girone infernale. La drammatica traversata del deserto, i campi di detenzione libici, veri e propri lager, dove subisce violenze crudeli e conosce orrori indescrivibili. E qui dovremmo tutti farci serie domande e magari, dopo aver ascoltato queste storie, far sentire anche la nostra voce di dissenso per l'esistenza di quel memorandum libico con il quale il nostro governo finanzia tali orrori. C'è troppo silenzio, c'è un silenzio costruttivo che ti permette all'ascolto profondo, ma c'è un silenzio che è violenza, che girarci dall'altra parte. E questo fa male. Salvata miracolosamente dal naufragio del barcone alla deriva nel Mediterraneo, Joy, al suo arrivo in Italia, scopre che il lavoro sicuro promesso è la strada, dove la madame l'obbliga a prostituirsi con il ricatto del voodoo e di un debito di 35.000 euro da risarcire per le varie spese del viaggio, diceva la sua madame. A Castelvolturno, in Campania, diventa una schiava di aguzzini senza pietà. Da oggi non ti chiamerai più Joy, ma Jessica. Farai soltanto quello che dico io. Narra Joy nel libro scritto da Maria Pia Bonanate, Edizioni San Paolo, Io sono Joy. Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta, con la prefazione di Papa Francesco. Prefazione scritta, sono le parole del Papa, con il preciso intento di consegnare ai lettori la testimonianza di Joy come patrimonio dell'umanità. Continua Joy. L'autista ci fece scendere poco dopo Francolise, un comune della provincia di Caserta, nei pressi di un bosco con cespugli e alberi. Ho dovuto indossare i vestiti che avevo nella borsa. Mi vergognavo. Cercavo istintivamente di coprirmi con le mani. Mi chiedevo, chi è quella ragazza che su una strada sconosciuta, lontana dal suo paese e dalla sua famiglia, il volto truccato in modo volgare, si offre per fare sesso? Mi rispondevo, non sono io. Quella ragazza non la conosco. Io non sono Jessica. Il nuovo nome datomi dai miei schiavisti. Io sono Joy. Mi avevano rubato tutto. Il nome, la dignità, il corpo, l'anima, la libertà, il futuro. Ero una delle migliaia di schiave vittime della tratta che vivono nei sotterranei della storia. Ma Joy, anche nei momenti più drammatici, sorretta dalla forza atavica delle donne della sua terra, non smarrisce mai la sua fiducia in quel Dio che sin da bambina sente come un amico che abita in lei. Dopo quasi un anno sulla strada, riesce a fuggire e sporge denuncia alla questura di Caserta. Da quando sono entrata a casa Ruth, narra ancora Joy nel libro, la mia nuova vita è stata una continua rinascita, una risalita dal buio verso la luce. Nelle ore libere dagli studi lavoravo nella cooperativa sociale New Hope, una sartoria etnica
fondata da Casarutto, dove si impara non solo a cucire degli splendidi manufatti con stoffe africane, ma a trafficare la speranza e a ritessere la propria vita. Il passato è lì, sullo sfondo buio delle tempeste che ho attraversato. Non posso dimenticarlo, ma guardo davanti a me per costruirmi, anche con l'aiuto di persone che Dio stesso mi ha posto accanto e che mi vogliono bene, un'esistenza che realizzi i miei sogni. Continuare gli studi universitari, ma soprattutto per aiutare altre donne che soffrono a ritrovare la dignità e una vita buona. Trovare uno spazio nel mondo in cui tirar fuori tutta la bellezza che ho dentro e che ciascuno porta in sé. Me lo ripeto ogni giorno, mentre mi occupo del New Hope Store, il punto vendita dei prodotti della cooperativa. È un piccolo gioiello di armonia architettonica, una festa di colori. Ogni manufatto racconta il percorso di una vita, quella delle tessitrici di nuove speranze, che sono riuscite a unire i tessuti wax con quelli della tradizione locale, creando piccoli capolavori di eleganza che evocano le nostre origini, ma anche l'incontro con una nuova cultura e nuovi orizzonti. Sentite quanti di questi temi trattati si intrecciano qui dentro, in maniera concreta. Voglio ripartire da questa bellezza che rende forti, coraggiose, creative, per far conoscere la mia storia al maggior numero di persone possibili, perché nessuno possa dire io non sapevo. Ho dovuto attraversare l'inferno per scrivere queste parole. Ora che ne sono uscita voglio lottare e lavorare perché tante altre donne non debbano più attraversarlo. Ce la posso fare. So che Dio non dorme. Non solo Dio ascolta, Dio non dorme. C'è e veglia sui nostri cammini. Oggi sono ritornata a essere il significato del mio nome, gioia, gioia, gioia di vivere, di amare, di donare, di inventare ogni giorno la vita e la speranza. Joy, oggi, dopo aver conseguito il diploma di maturità a Caserta, ha scelto di venire a Roma per condividere insieme a noi un nuovo cammino di fraternità e di missione a Casa del Magnifica. Da alcuni mesi sta collaborando con Talita Kuhn, la rete internazionale delle religiose contro la tratta. Ha iniziato a frequentare l'università per conseguire una laurea triennale per i mediatori culturali europei. Fra alcuni giorni inizierà l'anno di servizio civile presso il Comune di Roma, settore anziani, e ha scelto di far parte del coro parrocchiale. Inoltre porta avanti con forza e passione l'impegno di testimonianza e di sensibilizzazione nelle scuole, nella società civile ed ecclesiale, per una cultura del rispetto e del riconoscimento della dignità. Sapete, i giovani come ascoltano queste storie? Hanno fame, hanno sete di queste narrazioni. Hanno fame e cambiano questi ragazzi. Si avvicinano, vengono a trovare Joy, chiedono. È una cosa incredibile quello che può avvenire con l'ascolto profondo di queste storie. Blessing e Joy, e i nomi potrebbero continuare. Faith, Natasha, Rece e avanti. Due nomi, due storie di donne concrete, due storie ascoltate che ci rimandano a centinaia, a migliaia di altre storie, ma che ora, come ci ricorda Papa Francesco nel suo messaggio per questa giornata, abbiamo davanti agli occhi e non sono più dei numeri. Hanno un volto, hanno una storia, hanno un nome. Blessing, Joy e le tante donne della cooperativa New Hope e tante altre ragazze sono oggi insieme delle vere comunicatrici di vita. Hanno capito, a partire e in ascolto delle loro ferite, che non c'è scarto che non possa fiorire. Hanno sperimentato, a partire e in ascolto della propria storia, appoggiandosi su parole e azioni tessute di verità, di libertà e di dignità, la forza trasformante di una narrazione, di una comunicazione capace di generare ancora nuove speranze
in loro e attorno a loro. Riprendendo il titolo del messaggio di questa giornata, molto bello, ascoltare con l'orecchio del cuore, e pensiamo al cuore di Dio. Ti ha ascoltato e non è rimasto indifferente al grido del suo popolo, schiavo in Egitto, ed è sceso per liberarlo. Allora ecco, a partire da questo titolo, ascoltare con l'orecchio del cuore, mi piace concludere questo ascoltare, questo ascoltarci, dedicando a queste donne e a tutti noi alcuni versi di una poesia di Alda Merini. Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Ascoltare con l'orecchio del cuore, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore e abbiamo tanto bisogno di amore. Grazie. Grazie Sorrita, è uno di quei momenti in cui forse vige il silenzio. Non quel silenzio violento, ma quel silenzio invece costruttivo per sedimentare storie come queste. Sento inopportuno di aggiungere qualsiasi parola. Dico però soltanto un aspetto. E i giovani che hanno fame di queste storie. E per chi a qualsiasi livello è impegnato, voi per prime ovviamente a livello editoriale, ma nel mondo della comunicazione e dell'informazione, la scelta di raccontare, cercare certe storie e scoprire come poi invece possano intercettare l'interesse. E questo impegna più fatica, non c'è dubbio, perché non sono nel rapporto anche binario dell'informazione, della costruzione anche giornalistica di un prodotto, non sono quelle storie che arrivano, sono quelle storie che invece bisogna andare a cercare, come ci ha ricordato anche Massimiliano, professor Padula, prima, anche nei precedenti messaggi siamo stati invitati a fare. E certo oggi un po' da digitale, permettetemi questa digressione per darci anche un respiro e introdurre il prossimo intervento. A proposito del tema dell'ascolto, incredibilmente in una società dell'immagine si sta imponendo una nuova forma, come quella del podcast. Cioè si stanno moltiplicando piattaforme, spazi, e soprattutto prodotti che dal basso vengono condivisi. E questo ci certifica che, a proposito di ascolto, anche le opportunità che ci sono sempre state, non sono di oggi invece sono probabilmente le piattaforme che ce le mettono a disposizione in ogni dispositivo, queste possibilità ci sono. E allora è un invito ancora, come dire, più grande, ecco, ad esserci anche in questo spazio. Non mi allungo, diciamo, in più su questo, ma a proposito di quanto c'è anche da imparare, io devo dire da esterno, sto per introdurre l'esperienza della settimana della comunicazione, veramente la stima verso la vostra competenza, questo bisogna anche dircelo però, perché ci diciamo sempre le cose che sono, come dire, in difficoltà, ma bello anche dire le cose che funzionano non da oggi, che sono un esempio. E quindi anch'io un po' quasi da esterno posso dire veramente di esprimere questa grande questi grandi complimenti nell'organizzazione di momenti non da oggi che sono in grado di fare rete, di legare territori, anche di non vincolarsi, perché sarebbe sempre facile, no? Nello stesso spazio, ma invece cercare questa relazione anche negli anni di richiamo,
all'edizione precedente e a quella futura. E questo lo dico perché veramente, come dire, è bello sempre poter imparare, apprezzare questo tipo di esperienze, perché no, applicarle anche in altre realtà. Anche nell'Associazione dei Web Cattolici Italiani, io devo ringraziare, forse a maggior ragione perché non è presente qui, ma Suor Teresa Braccio, che insomma con il suo contributo, la voglio ringraziare anche nel Consiglio, da tanti anni veramente ci accompagna in questo cammino, arrivando a 140, diciamo, tutorial settimanali, anche dedicati alle realtà, ecco, del mondo religioso. La settimana della comunicazione, questa esperienza, riscoprire una chiesa sinfonica, l'ultimo intervento, siamo anche nei tempi che ci siamo dati, quindi do la parola a Suora Bruna Fregni, consigliera generale delle Figlie di San Paolo. Ecco. Ecco. Grazie Fabio del tuo apprezzamento e grazie di questa opportunità. Anch'io devo superare l'emozione e la commozione dell'ascolto della storia di Blessing e di Joy. Blessing, ho avuto la possibilità di conoscerla anche personalmente, e per poter comunque vedere questo altro aspetto, no, della sinfonia che vogliamo in qualche modo realizzare questa sera, prendendo spunto appunto da questo bellissimo messaggio di Papa Francesco, che ci dà l'occasione di riflettere su queste tematiche. Sì, perché c'è l'ascolto come silenzio, dove la voce entra dentro di me, il messaggio, la vita, la sofferenza dell'altra mi tocca, no? Mi cambia, mi trasforma, ma c'è anche l'ascolto delle nostre reciproche voci e la possibilità per ciascuno di noi di contribuire, di portare un dono a quella che è l'esperienza umana e di fede comune, e di realizzare quindi un coro, una polifonia, una sinfonia, come si esprime appunto Papa Francesco. E per me è stata una bella sorpresa, non so se lo sarà anche per voi, scoprire che il 7 maggio di un po' di anni fa, nel 1967, appunto si celebrava la prima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E proprio Papa Paolo VI, che l'aveva lanciata, in ossequio a una precisa disposizione del Concilio Vaticano II contenuta nell'Inter Mirifica, ecco, nel suo primo messaggio lui diceva: ci rivolgiamo a voi, fratelli e figli dilettissimi, nell'imminenza della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Con questa iniziativa, proposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa, che si sente intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia, intende richiamare l'attenzione dei suoi figli e di tutti gli uomini di buona volontà sul vasto e complesso fenomeno dei moderni strumenti di comunicazione sociale, che costituiscono una delle note più caratteristiche della civiltà odierna. Ecco allora la nascita della settimana della comunicazione. Di che cosa si tratta? Come Paolini e Paoline, noi abbiamo sempre sentito l'impegno di sostenere la diffusione dei valori che gli annuali messaggi dei papi appunto realizzavano per questa occasione, e di farla conoscere all'interno della Chiesa. Ma abbiamo sempre sperimentato anche la fatica, anche degli operatori di pastorale, anche per la concorrenza di tutti gli altri appuntamenti pastorali che capitano generalmente in concomitanza alla Domenica dell'Ascensione, e anche il rischio che rimanesse una giornata per soli addetti ai lavori. Ecco allora il tentativo di creare invece ogni anno una settimana, che a volte diventa 15 giorni, che a volte diventa un mese, di eventi articolati attorno al tema proposto dal Papa per quell'anno e attorno in genere ad alcuni percorsi tematici che esplorano le varie vie del comunicare umano. La settimana quindi si concretizza come una serie di appuntamenti, convegni, iniziative per le scuole, concerti, musical, reading, quindi anche il tema dell'ascolto da questo punto di vista,
che si realizzano nelle città dove siamo presenti come comunità, librerie e centri culturali, e che poi ha un evento trainante, il Festival della Comunicazione, che si realizza ogni anno in una diocesi diversa. C'è stato quindi una specie di pellegrinaggio nelle varie diocesi italiane, in genere non troppo piccole, non troppo grandi, perché per questo tipo di evento si presta appunto questa, una realtà media, ma che ha dato voce alle associazioni del posto, all'ufficio diocesano di comunicazioni sociali, al gruppo magari che si interessa del teatro, al volontariato, all'associazione cattolica del posto, e la possibilità di rilanciare questa esperienza al più vasto pubblico attraverso i nostri media, i social e la collaborazione in modo particolare con l'ufficio di comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco allora che grazie alla collaborazione di questi uffici, degli operatori dei media, delle associazioni culturali, dell'adesione di scuole e insegnanti e di tante religiose, soprattutto possiamo dire, in varie città d'Italia, che hanno fatto di questi appuntamenti un punto di forza per l'educazione ai media, la settimana in queste 17 edizioni è cresciuta. E anche il festival appunto ha portato il senso della comunicazione come festa che coinvolge tutti, che non è destinata soltanto a qualcuno, e come esperienza anche di un progetto pastorale integrale in tanti appuntamenti della penisola dal nord al sud. Ed è con grande gioia che quest'anno il festival si terrà nella diocesi di Rieti, una diocesi che ha sofferto tanto, no, a causa del terremoto, così, e il cui vescovo Monsignor Pompili è stato per tanti anni il responsabile dell'ufficio comunicazioni della CEI. Quindi è stato un fare famiglia e un fare sinfonia veramente in un modo tutto particolare. Ecco, dicevo, una chiesa sinfonica e anche l'esperienza di un format ecclesiale particolare. Parlo di un format ecclesiale particolare perché? Perché nel suo messaggio Papa Francesco ci invita a sentirci un coro che non richiede l'uniformità, la monotonia, ma la pluralità e la varietà delle voci, la polifonia. Allo stesso tempo lui ci ricorda, come dicevo, che ogni voce di questo coro che siamo tutti noi canta ascoltando le voci degli altri e anche in relazione all'armonia dell'insieme. Questa armonia è ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte singole le voci. Ogni membro di una diocesi, ogni membro di una realtà, ogni carisma, possiamo dire, può dire qualcosa anche per la giornata delle comunicazioni sociali. Anche questa non è riservata solo ad alcune realtà. E in modo particolare noi abbiamo sperimentato alcuni percorsi che hanno coinvolto ogni volta energie ecclesiali del territorio. Potremmo dire che in ogni settimana e in ogni festival abbiamo prima ascoltato le voci della città e della chiesa locale e poi dato voce e spazio alle associazioni che fanno rete sul territorio e in modo particolare ai testimoni, i personaggi, sia a livello culturale sia a livello ecclesiale, che hanno illuminato ogni volta il tema proposto con tante sfumature, con tante melodie diverse. Abbiamo rilanciato sui media storie ed esperienze. Lo ricordavamo, no? Lo ricordava anche Massimiliano, lo ricordava Rita, l'importanza del narrare, del narrarsi, del condividere, perché siano ascoltate da un pubblico più grande e possano toccare il cuore di tante persone o dare anche risposta a questa fame di esperienze e di valori che tutti sentiamo tanto. Allora potremmo dire che abbiamo invitato a ascoltare per imparare. Forse il primo movimento per cui ci mettiamo in ascolto di qualcosa, spinti dalla curiosità, è il desiderio di sapere, di esplorare, anche da bambini, no? Se ci pensiamo. E quindi in qualche modo percorrere la comunicazione come una via di conoscenza. E qui ho riportato, Massimiliano, uno dei tuoi interventi anche online, la società digitale e umanità reale, e la visione
a nome di tanti, di uno dei possibili convegni, incontri che sono stati realizzati. Perché? Perché particolare attenzione va rivolta anche al mondo della cultura, dell'università, dei professionisti. Il parlare e l'ascoltare i giornalisti, i docenti, gli studenti, gli operatori dei media, con l'obiettivo sì di approfondire delle tematiche e di alimentare il dibattito sulle questioni sociali e culturali, ma anche qui in modo sinfonico, cioè in un'ottica multidisciplinare e multiprospettica. La giornata delle comunicazioni, se è ascolto e se è un percorrere la via della conoscenza, dovrebbe in qualche modo spingerci ad ascoltare voci diverse anche sulle notizie, a esplorare i saperi, non soltanto un sapere, non soltanto un pensiero, ascoltare le voci pro e le voci contra, formarci una sensibilità critica. E noi abbiamo visto che su questo percorso, in modo particolare i giovani universitari, o in modo particolare città, come era stata ad esempio la città di Padova, dove abbiamo realizzato un festival anche con un comitato scientifico ad hoc, siccome era la città delle università, ecco, il mondo della cultura è stato particolarmente colpito. Oltre a questo, ascoltare la diversità delle espressioni della comunicazione, la via dei linguaggi. E qui nell'immagine vedete una libreria, nel concreto è la nostra libreria di Brescia, con un gruppo di bambini e bambine, in lontananza si intravede un personaggio vestito da pagliaccio, che da clown, che in qualche modo fa animazione, ma l'idea è quella di coinvolgere soprattutto i bambini, le insegnanti e le scuole a riscoprire i linguaggi della comunicazione. E il primo linguaggio a riscoprire i mestieri del libro, a riscoprire il valore della lettura e della lettura anche ascoltata o interpretata ad alta voce, perché appunto le parole possano entrare nella mente e nel cuore. Ma poi anche tutti gli altri linguaggi, in modo particolare quelli delle nuove tecnologie, che sono il nuovo modo di relazionarsi, soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Io ricordo con grande simpatia nella nostra libreria di Terni, le due nostre commesse erano due giovani mamme, no? Quindi con i bambini piccoli, e avevano proposto alla scuola e agli insegnanti, diversi anni fa, di parlare ai bambini di alcuni programmi televisivi e poi di alcuni personaggi, soprattutto che erano sui social network, che loro si scambiavano, alcune app, alcune realtà. Le insegnanti hanno detto no, i nostri bambini sono troppo piccoli, queste cose non le vedono, questi programmi televisivi, queste app non le usano, figurati se hanno il telefonino. Davvero? Siete sicure? Davanti a loro hanno chiesto i bambini, hanno fatto vedere il video e tutto il resto, e i bambini ne sapevano ovviamente di più e quanto. E le insegnanti sono rimaste letteralmente stupefatte. Abbiamo scoperto che un happy book, lo chiamiamo così, pomeriggio in libreria, era servito più alle insegnanti che ai bambini stessi. Per cui, per dire, proprio anche saper svegliare questa sensibilità. C'è poi l'ascoltare per contemplare e gustare, la via della bellezza. In ognuna delle città e soprattutto quelle dei festival che abbiamo attraversato, percorrere la via della bellezza significa mettersi in ascolto o in contemplazione di tutto ciò che in qualche modo è l'arte. L'arte è la forma di comunicazione più alta, quella che esprime lo spirito umano e quindi potremmo dire l'anima, e quindi ci mette anche in contatto con il trascendente e fa esprimere la bellezza, la creatività, la ricchezza della creazione in ciascuno di noi. E la peculiarità, la spinta all'elevazione verso il sublime. Ecco allora che l'articolazione di questo percorso diviene spesso un pellegrinaggio fisico, ma anche interiore, alla scoperta dei tesori custoditi nelle nostre chiese, dei patrimoni che i nostri padri e madri nella fede ci hanno trasmesso in eredità sotto forma di opere d'arte, ma potremmo dire anche lo spazio della musica sacra, della testimonianza di vita, dei movimenti di spiritualità, dei concerti, perché la musica ha un rapporto speciale con l'anima, come ha un rapporto speciale col creare comunione e capacità di sentire insieme, di vivere insieme un'esperienza all'interno di tutte le fasce d'età.
e poi ascoltarsi per socializzare, la via della convivialità e dell'aggregazione. Questa è una via che è stato molto faticoso realizzare in questi ultimi 2 anni a causa della pandemia, perché ovviamente era impossibile realizzare quelle feste in piazza, quei momenti, non so, teatrali, quelle realtà tipo, non so, le gare, le marce, gli avvenimenti sportivi che facevano parte anche del nostro format di realizzazione in preparazione alla giornata delle comunicazioni sociali. E questo abbiamo colto che era una grande perdita, perché quello dello stare insieme di tante persone, emozionarsi davanti al palco nel vivere lo stesso evento, ritrovarsi attorno a un tavolo dove i sapori del cibo alimentano il gusto della comunione e della festa, è una dimensione irrinunciabile. E l'attrattiva principale è quella di uscire dalla solitudine, dall'autoreferenzialità, per aprirci alla dimensione dell'altro, all'appartenenza gioiosa di un popolo contrassegnato da un comune sentire con gesti, simboli e forme di intrattenimento. Ora stiamo riprendendo mano a mano, sia nel Festival di Rieti, sono stati preventivati tanti eventi anche da questo punto di vista, ma la pandemia ci ha comunque insegnato qualcosa, che è possibile creare convivialità e aggregazione anche attraverso i social network, anche attraverso la possibilità di eventi online come quello che stiamo vivendo qui oggi, oltre alla parte in presenza. Ed è stato veramente anche qui commovente, emozionante vedere durante alcune chat, alcuni dibattiti, alcune realtà, crescere non solo i like e i messaggi, ma vedere anche nei giorni successivi, quando tu in qualche modo salvavi il video su YouTube o su altre playlist, e sapere che quindi anche persone che non avrebbero potuto comunque partecipare per orario e per sensibilità avevano sperimentato una comunione più grande, e non solo nel posto, ma anche all'estero, perché la rete ci mette comunque in condizione di comunicare con tutti e con tutte in ogni momento e in ogni luogo. Ecco, poi comunicare, mettersi in ascolto e raccogliere la sofferenza altrui. L'abbiamo visto e sentito qui poco fa, proprio con l'esperienza di queste 2 donne che abbiamo raccontato, ma normalmente, appunto, questa è una di quelle voci, di quelle melodie che nella settimana della comunicazione, in ogni esperienza ecclesiale, non può mancare. La via solidale è colui che si affianca a chi è nel bisogno per predisporre risposte alle sue necessità. Ma sappiamo, e sapete tutte voi nei vari campi della vostra missione e dell'apostolato, che spesso le domande fatte a voce o la richiesta di beni materiali o la problematica immediata nasconde un bisogno più profondo e che è necessario un ascolto del cuore molto sensibile per arrivare veramente a quello che è il problema dell'altro, a quello che l'altro mi sta consegnando, e anche a ricordargli che se anche lui vive nel bisogno e nel limite è sempre una grande risorsa, ha sempre una grande dignità ed è sempre in grado anche lui di comunicare e di poter donare qualcosa. Ecco allora che cerchiamo di puntare anche a trovare risposte e modalità che possano tessere reti di mediazione e di incontro tra culture e popoli diversi. Sappiamo oggi com'è difficile, sfidante e impegnativo. Promuovere uno scambio di beni culturali e spirituali. Esiste infatti una forma di solidarietà verso la povertà culturale, la carenza di alfabetizzazione digitale, la fatica di esprimersi e di entrare in empatia, che non è legata a volte al fatto di avere o non avere denaro, avere o non avere possibilità. Ci sono delle povertà nascoste, potremmo dire quasi sott'acqua, no? O in ombra, che invece siamo chiamati a far emergere e a far sentire accolte. Ecco, pensiamo anche a tutto l'ambito delle nuove dipendenze nell'ambito dei media e a tutte le problematiche che aprono. Pensiamo alle grandi problematiche delle grandi banche dati e dell'utilizzo che dei dati a volte degli utenti si fa a scopo commerciale, politico, anche nella guerra stessa. Abbiamo bisogno di trovare questa solidarietà con queste forme di povertà o di emarginazione anche non così evidenti,
e saper creare ponti, favorire l'incontro e l'inclusione, arricchendo la società, come ci ricorda sempre Papa Francesco. Impegnarci a cercare parole e gesti per superare le incomprensioni, guarire le memorie ferite, costruire pace e armonia sia nell'ambiente fisico che in quello digitale. Ecco, e con questo concludo. Valorizzare la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali nelle sue varie sfaccettature e nella ricchezza dei valori che ci propongono ogni anno i messaggi del Papa è un compito importante ed è un compito di tutti, ricordando quello che diceva proprio Paolo VI, no? Lo affido a tutti i fedeli, ma anche a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, quindi anche al di là dei confini della Chiesa. E, appunto, sia credenti che in senso più generale uomini e donne di buona volontà. Ma per noi credenti in modo, e per noi religiose in modo particolare, perché? Perché nella consapevolezza, come ci dice ancora il messaggio, di partecipare a una comunione che ci precede e che ci include, possiamo riscoprire questa Chiesa sinfonica. Portare ognuna la nostra voce, portare ognuna il nostro canto, contribuendo a questo canto comune, farci sempre più comunicatrici di messaggi di speranza e di solidarietà, ecco, permette anche agli altri di svegliare questo dono e di essere in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle degli altri, per manifestare l'armonia dell'insieme. Questa armonia che anche oggi, pur in una situazione così difficile, così drammatica, dove spesso la voce, le voci che si sentono sono voci di odio o voci di dolore, lo Spirito Santo possa invece comporre queste nuove armonie di amore, di futuro e di pace per il mondo di oggi. È l'augurio che lascio a tutte voi. Grazie, grazie Sor Bruna. Allora siamo in chiusura di questo incontro, non so se vogliamo utilizzare magari questi minuti per insomma qualcuno magari qualche domanda, ecco, non so se esprimere l'ascolto, perché a proposito di parola chiave però anche la parola e l'incontro, anche magari per chi online, proprio per creare questa connessione tra anche spazi diversi e metterla in pratica. Do un'occhiata anche alle chat, dove ci sono dei ringraziamenti. E qui si ascolta, però dobbiamo chiudiamo, perfetto. Allora, io non ne ho affatto l'autorità, quindi mi permetto di fare una cosa che non mi è consentita, ma voi avrete la misericordia di perdonarmi per questo, ma vorrei chiudere con, come dire, un invito che ho colto all'inizio da parte di Suor Yvonne, e cioè da una domanda, chiederci tra un po' di tempo, questo pomeriggio di riflessione sull'ascolto, quali frutti ha prodotto nel tempo. Quindi chissà, ecco, un invito a poter confrontarci in un secondo momento per cogliere appunto questi frutti e magari anche condividerli come esempi di buone pratiche, anche per il futuro. Intanto un grazie grande, con la gioia di essere stati qui, un grazie ai relatori, un grazie a chi ha organizzato, e a Suor Paola, che penso possa così dare un saluto finale. Prego. Non può mancare la Lilli Gruber di turno. No, io credo, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto esercizio di ascolto in queste due ore, e io credo che usciamo di qui e ritorniamo all'interno delle nostre comunità più ricche. Sicuramente più, abbiamo ricevuto stimoli per essere più capaci di ascoltare noi stesse, di ascoltare Dio, la sua parola, di ascoltare gli altri, di ascoltare la realtà che ci circonda. Abbiamo fatto un piccolo esercizio che speriamo di portare nella vita e di continuare.
davvero ringrazio chi ha partecipato, sia in collegamento che in presenza. Siccome è sabato e ci sono dei papà che hanno dei bambini piccoli, il sabato è prezioso per la famiglia, quindi non ci dilunghiamo. Voglio ringraziare anche Madre Ivonne, Antonio Pitta, che comunque è ad Assisi, ma si è prestato per un piccolo intervento, Massimiliano Padula, Sor Rita Giaretta, grazie, Sor Bruna Freni, mia consorella, e naturalmente Fabio Bolzetta, che ci ha cucito le varie parti. Grazie a tutti, buona serata e buona domenica.